Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno dalla redazione, in studio Mariangela Salvaraggio. In apertura la cronaca con l'omicidio a Barriera, sospetti su un 62enne, potrebbe essere l'uomo che ha sparato a Massimo Melis. L'uomo si è reso irreperibile nelle ultime ore, sentita la donna che si trovava con la vittima la sera dell'omicidio, la polizia cerca di colmare un vuoto di 2 ore nella scansione temporale degli avvenimenti. Cirio chiede al generale Figliolo subito la terza dose per il personale scolastico. Dalla terza settimana di novembre in Piemonte anche tutti i docenti e il personale ATA inizieranno a maturare 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Coronavirus, continuano a salire ricoveri, nuovi casi in Piemonte, altre 193 persone risultate positive, pari allo 0,4% dei tamponi. Comunicato anche un decesso avvenuto nei giorni scorsi. Il Covid a scuola, in Piemonte scendono i focolai e le classi in quarantena, il 95,6% del personale scolastico ha già completato il ciclo vaccinale e alta anche l'adesione degli studenti, circa il 72%. Nel Cuneese un incidente mortale a Elba, in località Chiesa San Giovanni, precipita con l'auto in una scarpata Giulio Cavallo, muore a 21 anni. Travolto e ucciso in bicicletta, altra tragedia della strada in via Mondovia Ceva. Le condizioni dell'uomo, un cittadino di origine straniera, sono apparse subito gravi, inutili i tentativi di rianimazione. Il calcio, Juventus-Zenit 4-2, una partita della quarta giornata del gruppo H di Champions League. Grazie a questo risultato i bianconeri si qualificano per gli ottavi di finale con 2 giornate di anticipo. È tutto, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.